La mia prima domanda è fondamentalmente che cos'è Elastic, com'è nata e a che punto è adesso per quanto riguarda le vostre attività interne, diciamo. Elastic è una società di consulenza, si occupa di progetti che hanno a che fare col digitale, diciamo che progetti di comunicazione che usano le tecnologie digitali come strumento fondamentale per essere realizzati. Sapresti darmi qualche esempio di questo tipo di progetto? Come dire, l'oggetto di fondo è la comunicazione, l'importante è che ci sia qualcosa di digitale in mezzo, altrimenti diventano comunicazione tradizionale che possono oggettivamente, ci sono tantissime altre agenzie. Qual è la tua definizione di Enterprise 2.0, quindi? Portare le tecnologie e, ma soprattutto le prassi che nascono attorno a queste tecnologie, i modi di fare che tutti quanti sperimentano su internet, perché poi tutti noi utilizziamo Facebook, Twitter, bla bla bla, no? Cioè utilizziamo queste i social media, portarle all'interno dell'organizzazione. Quindi secondo te il discorso che si fa sulla degerarchizzazione delle aziende è di fatto già in atto? Lo è soprattutto nelle aziende che si confrontano in modo molto forte con il mercato. Quindi secondo te quali sono gli strumenti che possono aiutare questo tipo di condivisione? Si parla di intranet 2.0 o qualcosa di diverso? È un problema di cultura, non di strumenti. Quindi, se non c'è cambiamento organizzativo dal punto di vista della cultura all'interno, posso mettere tutti gli strumenti che voglio, ma nessuno strumento mi garantisce automaticamente, il passaggio da una certa cultura ad un'altra cultura. Conosci per caso qualche caso come case history di aziende che hanno implementato con successo questo tipo di strumento barra cultura, diciamo? Generalmente io ho notato che molte di queste iniziative vengono fatte con successo nei periodi di grande crisi, cioè quando poi alla fine, come dire, abbiamo provato tutto, ma non è, a sto punto vabbè, cambiamo, no? Io credo che un passaggio importante ci sarà quando noi abbandoneremo il computer e passeremo anche sul lavoro ai tablet. Immagino che a quel punto fiorirà anche un mercato di app più o meno precise, più o meno dedicate per diverse attività aziendali. Ma ti chiedo un'altra cosa, pensi che questo aiuterà anche quando effettivamente la richiesta diventerà veramente ampia a migliorare anche il sistema di infrastruttura in Italia per quello che riguarda la banda larga e internet? Sì, ma sai, la banda larga è, a me sembra inevitabile. Qui il problema di fondo, secondo me, adesso, volendo proprio essere sinceri, è chi la paga sta banda larga? Secondo me, tutto il problema di fondo sta lì. C'è un mondo che è quello degli editori che da una banda troppo larga oggi, di una banda troppo larga oggi ha paura, perché già adesso le persone si stanno spostando, se poi e comunque la banda larga è una tecnologia abilitante nel portare il video su device on demand, diciamo su una logica on demand piuttosto che su una logica di flusso come attualmente. Questo di fatto ammazza la televisione tradizionale. Il fatto è che l'evoluzione sarà che a guardare la televisione rimarranno le fasce deboli, no? Quelle che hanno più difficoltà ad utilizzare questo tipo di tecnologie, mentre la parte pregiata anche di consumo si sposterà altrove. Quindi anche qui è una questione culturale, secondo te? Qui la vedo, sì, una cultura, questione culturale della classe dirigente è una questione di questo paese, è una questione di interessi di alcuni soggetti importanti italiani. Che cos'è Working Capital? Allora, working progetto di Telecom Italia che nasce, diciamo, come progetto di Telecom Italia, anche se poi nel giro di 3 anni si è molto allargato e oggi è Working Capital Premio Nazionale dell'Innovazione. Ci sono due strutture di accelerazione che sono Enlabs a Roma e H-Farm a Treviso. I business angel, anche per la mia esperienza, italiani sono molto cauti, estremamente, fin troppo cauti, eccessivamente cauti. Manca invece in Italia quell'ecosistema che
prende, come dire, persone che si sono cimentate, hanno fatto delle cose, sono entrate nell'idea di voler fare un'impresa, uscita dall'università, negli spin-off, nelle cose, e li porta poi verso un processo di crescita, verso appunto la maturazione in un'azienda vera e propria. Per chi in questo momento volesse aprire effettivamente una startup, quali sono le possibilità anche di trovare finanziamenti? Allora, punto primo, scordarsi dei finanziamenti. Cioè, la prima cosa che deve fare uno che vuole partire con una startup è non pensare che gli servono dei soldi. Poi, appunto, se no non la fa. Di una startup e internet si può partire anche molto velocemente e si può partire con un investimento anche abbastanza modesto, nel senso diciamo, spesso e volentieri basta la voglia di mettercisi dei fondatori. Perché la prima cosa da pensare nel fare una startup, cioè l'elemento in cui bisogna mettersi, è che è una cosa faticosa. È una cosa faticosa in cui quello che noi stiamo pensando tipicamente sarà sbagliato. Quindi fare una startup è una roba in cui tu ti metti davanti allo specchio e dici: mo io ho questa idea, probabilmente questa idea è sbagliata, fammi capire dove è sbagliata, in modo tale che io la cambio e la faccio, come dire, diventare più interessante. E l'altra cosa è confrontarsi moltissimo, cioè bisogna parlare della propria idea, studiare, quindi andare a fare ricerche su internet, su qualsiasi cosa. Uno bisogna, si deve attaccare a internet e fare ricerche, deve cercare, deve cercare, deve cercare, deve capire cosa stanno, deve capire dove sbaglia, si deve mettere nell'ottica che sta sbagliando qualcosa, e che quindi c'è una soluzione migliore a quello che sta facendo. Poi ne deve parlare con persone più brave di lui per vedere quali sono le obiezioni che mi fa. Quindi questo significa abbandonare diciamo, il concetto per cui se io ho un'idea e la condivido qualcuno me la frega, che è una fregnaccia grossa quanto una casa. Fatto tutto questo, e quindi dopo a sapere che cosa vogliamo fare, possiamo cominciare a pensare a quelle che sono le opportunità per andare più veloce, per andare ad avere dei soldi e via di seguito. Le opportunità sono sicuramente cimentarsi con tutto quello che si ha di fronte in termini di startup competition, business plan competition e via di seguito, quindi working capital, il premio Marzotto, tutto, fate tutto, tutto quello che potete fare va fatto.